Buone vibrazioni a tutti. Oggi vorrei parlarvi degli armonici vocali. Dei suoni armonici ho già parlato molto in altri video, ma ripetiamo solo gli aspetti essenziali per poter comprendere ciò di cui tratterò nel proseguo di questo video. Gli armonici naturali sono una serie di suoni che si attivano ogni volta che viene eseguito un suono fondamentale. Quindi non avremo mai un suono puro, ma sarà sempre composto dal suono fondamentale più tutta una serie di armonici. I suoni sono vibrazioni, quindi frequenze, che si misurano in oscillazioni al secondo, e l'unità di misura di queste frequenze è l'hertz. Le frequenze degli armonici sono multipli del suono fondamentale. Pitagora ci spiegò con il suo monocordo la proporzionalità degli armonici ed in particolare ci parlò del ciclo delle quinte che utilizzò per creare la scala pitagorica. Mi soffermo su questa informazione perché in verità esistono molte tipologie di scale. In Occidente abbiamo la scala equabile temperata suddivisa in 12 semitoni, già pensata da Simone Stavino agli inizi del 600 e poi consacrata da Johann Sebastian Bach nel 700 con l'opera Il clavicembalo ben temperato. In questa scala il ciclo delle quinte si chiude essendo equabile, cioè gli intervalli di quinta sono Do Sol, Sol Re, Re La e così via, fino a riprendere con l'ottava superiore Do Sol nuovamente. Nella scala pitagorica invece, che non è equabile, il ciclo delle quinte non si chiude, non è circolare. Infatti dovremmo chiamarla spirale delle quinte, che si evolve verso l'alto. In questa scala il Do diesis ed il Re bemolle, che nella scala temperata sono note omologhe, cioè hanno nomi diversi ma stessa frequenza, nella scala pitagorica diventano due suoni diversi, quindi avremo una scala da Do a Si di 17 note e non più di 12 come per la scala temperata. Ma esistono anche scale indiane chiamate Raga, come la Raga Sarasvati, dal nome della dea indiana della musica e della scienza. Questa scala, per esempio, nasce dalla serie armonica delle prime quattro ottave. Tutto ciò per dire che le scale adottate dalle varie culture sono molte e la sequenza delle note può variare, ma ci sono degli intervalli che troviamo costanti e sono per esempio l'ottava e la quinta. Questi intervalli li troviamo proprio nei primi armonici naturali e ogni volta che intoniamo con la voce una nota, loro magicamente iniziano a vibrare. La buona notizia è che possiamo utilizzare questi armonici per riequilibrare qualche parte di noi che è in disarmonia con il nostro essere e che possiamo definire malata. Ognuno di noi può dunque essere medico, o meglio, sciamano di se stesso. Mi piace la definizione che Michael Harner ha dato nel suo libro La via dello sciamano. Io ho preso in prestito alcune delle sue affermazioni e ho creato la mia definizione di sciamano. Per me, lo sciamano è un essere vivente che può entrare in diversi stati di coscienza per contattare ed utilizzare realtà non ordinarie, in modo da acquisire conoscenze e poteri, o come si dice in sanscrito, siddhi, con il fine unico di aiutare se stessi e gli altri, con una profonda consapevolezza di essere sempre al servizio. Tornando ai nostri armonici vocali, per gli sciamani ogni vocale ha un significato. Pensiamo ad un tipico canto sciamanico che usa varie tipologie di vocali, come ad esempio ha, heia, heia, ha, heia, ha. Per molti nativi americani la vocale ha significa pulizia, purificazione, guarigione. Pensate a quando ci facciamo male e normalmente ci viene da pronunciare ah, ai, aia. Abbiamo già in noi la consapevolezza che quel suono ci aiuta a sopportare il dolore e contemporaneamente magari portiamo la mano sul punto dolorante, utilizzando quindi un principio di Reiki o di pranoterapia. Ei, per gli indiani, è la relatività, cioè il conoscere la relazione tra ogni elemento che produce benessere. Pensate a quando ci chiedono come va? Bene, bene. La E c'è nelle parole che diciamo, ma anche nelle altre lingue, perché very well
in inglese, oppure très bien in francese. C'è sempre la E dove devo pronunciare benessere. La I invece è la chiarezza per entrare in contatto con il divino, la nostra parte spirituale, le frequenze più sottili. Ritornando alla aia del dolore, c'è la A, guarigione, la I, quindi richiesta di qualcosa di più eterico, sottile, e la A di nuovo, aia. La O è l'innocenza, la curiosità del bimbo, lo stupore. Oh! La U invece è la presenza di Dio. Dio inteso come energia, ciò che ci guida, la nostra parte interiore, il nostro sé superiore, il mistero stesso. Pensate a quando vogliamo dare la voce ad un fantasma, e quando giochiamo con i nostri bambini, usiamo la lettera U per creare questo mistero. Ma questi sono solo esempi. Ma gli armonici vocali sono utilizzati come metodo di riequilibrio ed energetico, chiaramente, e di cura da moltissime culture, non solo dagli indiani d'America, anche dagli aborigeni, dai Maya, dai mongoli con il canto Umi, per non parlare dei monaci tibetani. Sono così importanti gli armonici vocali che in alcune culture esoteriche vengono usati per evocare i nomi di Dio o i suoni stessi dei chakra. Ci sono leggende che narrano di un tempo in cui non esisteva nemmeno il linguaggio parlato, ma solo il linguaggio degli armonici, che permetteva agli uomini di comunicare con qualunque creatura della natura, con gli alberi, con gli animali. Lasciate che vi racconti una piccola storia realmente accaduta. Tutti conoscerete Tomatis, un medico specialista in otorinolaringoiatria, che ha brevettato il suo metodo, che consiste nell'aiutare i suoi pazienti ad avere un ascolto più attivo con l'utilizzo di uno strumento che lui stesso ha chiamato orecchio elettronico e con la voce del paziente stesso. Tomatis fece una interessante esperienza in un monastero benedettino. Qui i monaci avevano l'usanza di pregare per 6-8 ore al giorno, usando canti gregoriani, canti molto spesso monodici, ricchi di ipertoni, di armonici appunto. Dopo il secondo concilio vaticano, l'abate del monastero reputò che quei canti non avevano particolare importanza ed era preferibile la normale preghiera parlata. Dopo un po' di tempo i monaci iniziarono a deprimersi e ad accusare stanchezza sino ad ammalarsi. Per quel monastero passarono molti medici, fino a che ne arrivò uno che trovò la motivazione nel fatto che i monaci erano vegetariani. Secondo lui questa dieta non era salutare e prescrisse una nuova dieta ricca, pensate, di carne e patate, senza tenere conto che quella stirpe di monaci era vegetariana da centinaia di anni. Naturalmente i monaci con l'apporto della carne peggiorarono notevolmente il loro stato di salute, visto che è risaputo che qualsiasi alimento morto, come i cadaveri animali, di cui molti si nutrono ancora, non può certo portare vita nel loro organismo. Alla fine arrivò al monastero il dottor Tomatis, appunto, che venne a conoscenza dell'interruzione dei canti giornalieri e subito ripristinò tale pratica, riportando allo stato di salute l'intera comunità monastica. Un altro esempio, nel 1989 un ricercatore che io stimo moltissimo, cioè Jonathan Goldman, fece un interessante esperimento con la dottoressa Elizabeth Phillips, utilizzando delle apparecchiature termografiche che fotografavano lo stato di calore delle varie parti del corpo. La dottoressa Phillips fotografò Goldman mentre intonava degli armonici vocali che proiettava nelle varie parti della sua testa. Fecero valutare i risultati anche ad un neurologo che rimase incredulo in quanto non aveva mai visto variazioni termiche così repentine nella temperatura epidermica che corrispondeva alla parte del cervello proprio in cui Jonathan aveva indirizzato gli armonici vocali. I medici valutarono subito la possibilità di usare tale tecnica per la cura dell'emicrania, non pensando che le possibilità curative andavano ben oltre a questo semplice utilizzo. Dopo tanti anni di esperienze personali, sono
assolutamente persuaso che il suono sarà la medicina del futuro. Nei bagni vibrazionali Martina ed io usiamo costantemente i suoni armonici creati dalle vocali, uniti alla nostra intenzione di armonizzazione per ripristinare l'equilibrio energetico della persona trattata. Molto spesso, durante i bagni vibrazionali, arriva alla nostra coscienza anche la necessità di intonare dei mantra in lingua sanscrita. Questa è un'usanza millenaria della medicina anche ayurvedica e indù per riequilibrare proprio i chakra. Il mantra in lingua sanscrita è straordinariamente efficace perché ogni suono delle lettere sanscrite è una vera e propria vibrazione che crea una precisa forma che gli antichi avevano codificato negli yantra, che sono rappresentazioni di disegni geometrici che raffigurano proprio il suono del mantra stesso. Il metodo più semplice è quello di utilizzare l'intenzione proiettando il suono della vocale sulla rispettiva parte del corpo che intendo far risuonare. È altresì importante usare il diaframma per la respirazione. Il diaframma è quel muscolo che separa i nostri polmoni dall'apparato intestinale. Quando inspiriamo dobbiamo vedere la nostra pancia gonfiarsi e quando espiriamo la pancia si deve sgonfiare come un palloncino. Per imparare questa respirazione è bene mettersi sdraiati in modo da avere le spalle vincolate al terreno o al letto e limitare quindi la respirazione costale toracica. Il passo successivo è praticare questa respirazione con le spalle appoggiate a un muro, a una parete. Anche in questa situazione la respirazione costale toracica è inficiata per creare anche istintivamente una respirazione diaframmatica. Una volta acquisito questo tipo di respirazione ed aver assunto una comoda posizione con le mani portate alla parte del corpo che abbiamo intenzione di far vibrare, ecco che possiamo iniziare l'esercizio.